Ciao a tutti, ciao a tutte, benvenuti o benvenute, bentornate o bentornati qui su questo canale in cui si parla di libri. Io sono Chiara, registro da Berlino e oggi vi faccio vedere un po' degli ultimi arrivi, quindi libri nuovi, alcuni recuperi che spero possano essere interessanti anche per voi. Il primo libro che vi faccio vedere è Heartland, un libro che racconta della povertà nel paese più ricco del mondo, quindi siamo negli Stati Uniti e qui si racconta appunto della povertà. Questo è un libro che ho recuperato grazie a Marta e grazie alla diretta che abbiamo fatto su Instagram. È un libro di cui lei ha parlato in modo così appassionante che ho deciso di recuperarlo proprio perché è un tema che mi interessa molto, in particolare dopo aver letto Nomadland. Prima di andare avanti faccio una premessa che faccio sempre in questo tipo di video, ma magari c'è qualche persona nuova, quindi brevemente lo ridico. Questo è un video in cui io vi presento i libri che non ho letto, quindi vi racconto un po' le mie aspettative o il motivo per cui penso che possano interessarmi. Quindi non sono recensioni, sono diciamo piccole pillole di informazione. Ho poi deciso di comprare Medea, perché in questo periodo, in realtà un periodo molto lungo, va avanti più di un anno, mi sono riappassionata come molte persone alla rilettura e riscrittura della mitologia, dell'epica e quindi questo libro va ad aggiungersi facilmente, come dice il titolo, alla mia raccolta in questa direzione. Guerra di infanzia e di Spagna racconta della scoperta, della definizione di individualità di una bambina in un contesto storico che è quello della guerra civile spagnola e penso che possa essere interessante proprio per questo, perché diciamo il contesto storico è sicuramente pesante, ma poi c'è anche questa parte più intima, più personale appunto della ricerca di chi si è. Un altro genere di forza è un libro che ho deciso di recuperare perché ne ho sentito parlare in un podcast che vi consiglio tantissimo, che è Fortissime, e come dice il titolo, racconta di forza e soprattutto del concetto di forza attraverso il genere. E è un tema che mi appassiona moltissimo e soprattutto questo podcast mi ha dato talmente tanto che non potevo non comprare questo libro e la curiosità e le aspettative sono quindi parecchio alte. Guida tascabile per maniaci del cibo, come dice il titolo, racconta di cibo. Non è un libro di cucina, non è un libro di ricette, è un libro proprio che dà voce al cibo, un tripudio di informazioni, di momenti, di elementi che hanno a che fare col cibo. Quindi è un po', secondo me, difficile trovare una forma a questo libro, perché quello che conta è il suo soggetto, cioè il cibo. Si figuri è un libro che secondo me è proprio un gioiellino perché è una raccolta di illustrazioni che parlano, raccontano e spiegano le figure retoriche che noi usiamo nel linguaggio quotidiano, magari senza sapere che stiamo usando proprio una figura retorica. Quindi secondo me è pieno di curiosità o comunque è anche un libro che dà un po' luce sull'uso che facciamo della lingua e le illustrazioni sono bellissime. Questo ho deciso di leggerlo in modo diciamo quotidiano, cioè una figura retorica al giorno. Fronti e Frontiere racconta di Joyce Lusso, che è lei stessa che si racconta e che racconta la sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale. E mi piace tantissimo l'idea che ogni capitolo sia dedicato a una donna che lei ha incontrato nel suo percorso. Il libro mi è stato consigliato da Jennifer Guerra durante appunto una delle nostre dirette e mi piace molto l'idea di leggere appunto dalla Seconda Guerra Mondiale, però da questa prospettiva, cioè dalla prospettiva di una donna, perché spesso le guerre vengono raccontate dagli uomini. Ho poi recuperato Campo di Battaglia. Come dice il sottotitolo, qui si parla delle battaglie dei corpi femminili, delle lotte dei corpi femminili, quindi non credo che ci sia molto altro da dire. Il motivo per cui l'ho comprato è perché trovo che sia un tema molto molto attuale e trovo che ci siano elementi che io non conosco, che magari non considero e quindi voglio approfondire questo tema, questi argomenti. Divorzio di velluto è un libro che racconta di strappi,
è lo strappo fra Slovacchia e Repubblica Ceca, ma è anche lo strappo tra alcuni personaggi e alcuni luoghi. Quindi, appunto, come detto, questo è un libro dal quale mi aspetto di poter cogliere le diverse sfaccettature, le diverse sfumature degli strappi, che siano relazionali o che siano politici. Zia Dot ci porta negli Stati Uniti, è un viaggio on the road, è un viaggio con una protagonista esplosiva, almeno questa è la promessa di questo libro, questa Zia Dot, che non si può far altro che desiderare di avere nella propria vita. Questa frase mi ha colpita molto ed è quella che spero poi di vedere realizzata all'interno del libro, che racconta anche di amicizia, ma in particolare la conoscenza di questa zia Dot che mi elettrizza. La salita dei giganti è una saga familiare, quella dei Menabrea, quindi una storia che ha a che fare anche con la birra, con la capacità imprenditoriale di una famiglia e delle sue generazioni. Dopo aver letto I Leoni di Sicilia, diciamo, questo è un filone al quale mi sono appassionata, quindi quello della storia di famiglia legata anche però alla parte economica, imprenditoriale, e quindi rispetto a questo libro ho aspettative molto alte, perché appunto I Leoni di Sicilia e poi L'inverno dei Leoni sono due libri che mi sono piaciuti tantissimo e spero di rivivere un po', quella lettura entusiasmante anche in questo libro. La ragazza che cancellava i ricordi è un giallo che ha a che fare con i tatuaggi, quindi diciamo questo incontro fra il genere giallo e l'elemento tatuaggio credo possa creare, credo possa donare una storia piacevole se ovviamente piace il genere giallo. Nonostante tutto è un esperimento perché la vita della protagonista è immaginata, ma è raccontata attraverso voci di donne che sono veramente esistite, quindi è appunto un esperimento, un'idea molto originale. Non riesco a incasellarla, non riesco neanche a dire tanto, proprio perché non ho modo di aggrapparmi magari a libri già letti di questo genere, proprio per questa struttura molto particolare. Quindi di questo libro posso dirvi solo questo, devo aspettare di averlo letto per potervi raccontare qualcosa in più, però sicuramente un libro che mi incuriosisce per la sua originalità. Quindi questi erano i nuovi titoli che sono arrivati di recente nella mia libreria, spero di avervi dato qualche spunto interessante. Come sempre trovate tutti i dettagli qui sotto. Se volete potete iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Vi ringrazio come sempre per aver passato un pochino del vostro tempo qui con me e vi auguro ovviamente come sempre buona lettura. Ciao!